tutti, oggi è il 3 maggio 2013, abbiamo realizzato un incontro per fare seguito a quella che è stata la nostra mozione che abbiamo presentato in Parlamento per quanto riguarda il ritiro delle truppe dalla annosa guerra in Afghanistan. Il nostro incontro di oggi aveva l'obiettivo di raccogliere degli elementi dalle associazioni che operano sul campo tutti i giorni, quindi conoscono bene la situazione afghana, per iniziare insieme a delineare delle linee guida per quanto riguarda una seria proposta di uscita, exit strategy, come l'abbiamo definita nella nostra mozione, dall'Afghanistan. Quindi abbiamo scelto appunto di sviluppare quella che poi sarà davvero la nostra proposta di exit strategy, appunto. E partendo dalle domande più semplici, quali appunto cosa sarà l'esempio degli ospedali se dovesse ritirarsi l'esercito, le cose più scontate che molti chiedono anche, abbiamo scelto di chiederlo appunto a chi sul territorio ci sta da sempre, quindi abbiamo parlato con Emergency, abbiamo parlato con InterSOS, Pangea, Fondazione Pangea, e Afghana, Fondazione Afghana, e sono stati diversi spunti molto, molto, molto interessanti, ed è un lavoro che sicuramente continueremo. A me, ne parlavamo prima, mi ha colpito quello che ha detto Cecilia Strada, cioè che è la prima volta che sono stati chiamati dai parlamentari, insomma, e certamente siamo contenti di averlo fatto, però ci sembra allucinante che le organizzazioni che stanno sul territorio, che lavorano tanti anni, Emergency è lavorata dal 99, quindi da prima dell'intervento militare, comunque non siano mai state considerate dal governo, dal Parlamento, cioè sono loro che ne sanno di più, molto di più anche di noi chiaramente parlamentari, che siamo qua per fare, come dire, essere portavoce non soltanto dei cittadini ma anche della società civile, delle organizzazioni che si occupano di cooperazione internazionale, gestione del conflitto, diritti umani, diritti delle donne in paesi anche come l'Afghanistan, che ci riguarda direttamente come Commissione Estera e Commissione Difesa. Quindi noi ci impegneremo in questi mesi a compilare un'interrogazione per quanto riguarda alcuni quesiti da porre al governo, quali per esempio una richiesta di bilancio dettagliato di qual è la spesa che noi stiamo effettuando sul territorio afghano per finanziare questa guerra e soprattutto capire cosa stiamo facendo in Afghanistan, dove siamo più presenti, ad esempio nella zona di Herat, dove sappiamo che stiamo partecipando alla costruzione di un aeroporto civile che è gestito, come ci venivano date le informazioni, è stato gestito per un periodo da Paolo Romani, quindi capire qual è la nostra appunto strategia dopo il 2014, perché non è soltanto l'uscita, ma è cosa stiamo lasciando sul territorio afghano. Aggiungendo che c'è una questione ben più semplice, ben più facile anche da analizzare, non c'è neanche chiarezza su quante truppe, sulla numerosità del nostro contingente in Afghanistan, sono tutte cose che noi chiaramente ci impegniamo a capire, a sviscerare bene, perché qua si sa perfettamente che quando si parla di impegno militare in un territorio si parla anche di bilanci, si parla anche di investimenti da parte di uno Stato e quindi crediamo che sia una cosa che debba essere assolutamente di dominio pubblico e questo è un impegno che sarà tra i primi perché è quello che possiamo fare abbastanza immediatamente, informarci su queste cose. Poi chiaramente c'è stato un lavoro di informazione che dovremo fare, per il quale abbiamo chiesto aiuto chiaramente alle associazioni e poi chiaramente con i dovuti tempi, tutto un lavoro di mozioni e interrogazioni parlamentari che prenderanno il loro corso naturale, visto che martedì partono le commissioni e quindi anche la commissione esteri. E concluderei solamente ricordando l'articolo comunque 11 della Costituzione, che noi comunque ripudiamo la guerra. Ciao. Sono Emanuele Giordana della rete della società civile italiana afghana, ci occupiamo di Afghanistan, abbiamo fatto questo incontro con il Movimento 5 Stelle e altre organizzazioni e la cosa importante di questo incontro è che effettivamente è forse la prima volta che un gruppo parlamentare ci convoca per sapere che cosa pensiamo noi della situazione in quel paese. Abbiamo esposto le nostre ragioni, anche il lavoro che facciamo, che è quello di tentare di salvaguardare la società civile afghana che nel 2014 si troverà stretta tra talebani e un governo che non ha piacere che ci siano persone che democraticamente cercano di dire la loro opinione e di spingere perché questo governo cambi. Credo che noi come italiani abbiamo il dovere di aiutarli, ce ne andremo con i militari ma dovremmo restare come presenza civile
E quello che chiediamo al Parlamento italiano e al governo italiano è di garantire denaro, presenza civile degli italiani e un aiuto alla ricostruzione per quel paese con un occhio alla società civile afghana. Sono Simone Lanzoni, sono di Fondazione Pangea, che è un'organizzazione, una ONLUS che è presente dal 2003 in Afghanistan, in particolare a Kabul, e lavoriamo per le donne attraverso il microcredito e attraverso tutta una serie di altri programmi legati ai diritti, all'alfabetizzazione e alla salute riproduttiva. Oggi siamo stati chiamati a partecipare a una tavola per informare qual era il nostro punto di vista sull'Afghanistan, sull'exit strategy del 2014, e quello che noi abbiamo apportato è la nostra conoscenza e quello che ci raccontano un po' le donne. Quelli che sono i bisogni di tutti i giorni, il fatto che con l'uscita dal 2014 un'economia di guerra deve essere sostituita da un altro tipo di economia che deve essere di pace, dal fatto che molte donne sono spaventate, non solo donne e uomini, sono tutti un po' spaventati e non sanno dove stanno andando e cosa succederà dopo il 2014. Molti scappano, se possono raggiungono parenti, familiari in altre parti del mondo, e molti altri stanno lì che aspettano le decisioni dei grandi. E quindi quello che noi possiamo fare come Fondazione Pangea è quello di dare voce alle realtà delle organizzazioni locali di donne, al fatto che chiedono maggiori diritti, che non venga, che i loro diritti non vengano contrattati, e soprattutto che vanno fatti degli interventi importanti, quindi che questa exit strategy non deve essere un abbandono di questo paese, ma che ci sia qualcosa che venga sostituito in termini anche di aiuti alla ricostruzione di questo paese, che passi attraverso le organizzazioni non governative, soprattutto afghane e soprattutto anche di donne. Non dimentichiamoci che le donne in questo momento in Afghanistan sono un fattore di cambiamento, come del resto lo sono anche in tutto il resto del mondo. Se lasciamo a casa il 50% della popolazione di questo paese, non avrà futuro, e la guerra è la normale conseguenza che ci sarà a brevissimo. Quindi non possiamo noi come Italia, dopo tutto quello che abbiamo, dopo tutto questo impegno storico che ha l'Italia, che non inizia dal 2001-2002 ma da molto prima, non possiamo lasciare che la guerra ritorni così. Io sono Masolo Tarianni, sono un giornalista, ho lavorato 12 anni con Emergency, e la prima cosa che voglio dire è che ho trovato molto bella mattinata di oggi, questo incontro che è stato fatto. Ho trovato molto bello questo metodo di lavoro, è la prima volta che mi capita di essere convocato in una sede istituzionale per raccontare le mie esperienze, in modo che chi poi si deve occupare della vita di tutti noi senta quello che noi abbiamo da dire rispetto agli argomenti che si vanno a trattare. L'argomento di oggi era l'Afghanistan, che è un paese complicato contro il quale noi stiamo facendo una guerra che dura da più tempo di quanto sono durate le due guerre mondiali messe insieme, e che non ha ottenuto nessun risultato se non quello di impoverire in modo terribile quel paese, aumentare il traffico di oppio, che nel frattempo è diventato anche di eroina, e da cui l'Italia in teoria dovrebbe andarsene nel 2014. Abbiamo ragionato su quali possono essere le vie di uscita dall'Afghanistan ed è stato un bel confronto, ognuno di noi ha detto la sua idea, io ho detto banalmente che bisognerebbe provare a investire una parte almeno di quei soldi che si spendono ogni giorno per fare la guerra, per ricostruire quel paese, facendo ospedali, facendo strade, facendo scuole, facendole davvero. Mi piacerebbe che altri fossero contagiati da questo metodo, non sono per niente ottimista, e comunque auguro ai ragazzi cittadini di continuare così. Si faranno tanti errori, ma si faranno anche tante cose sensate.